Buonasera a tutti, io sono Michele Monopoli e vi do il benvenuto a questa edizione straordinaria del G23, nella quale vogliamo raccontarvi quello che è stato un momento importantissimo per la nostra comunità scolastica, la marcia della pace contro la guerra in Ucraina. A questa manifestazione hanno partecipato tutte le classi dell'istituto, dai più piccoli, i bimbi della scuola dell'infanzia del Plesso Ofanto, alla scuola primaria, fino ai più grandi della seconda area di primo grado, uniti in un unico enorme abbraccio contro la guerra e a favore della pace in Ucraina e in tutto il globo. Noi studenti abbiamo marciato al fianco dei nostri prof, una passeggiata piena di colori, fra i quali predominavano il blu e il giallo della bandiera ucraina e allegra sulle note delle più importanti canzoni contro la guerra. In questo servizio ascolteremo le risposte di alcuni studenti che hanno approfondito l'argomento e guarderemo le immagini della marcia. Diamo la linea a Gaia Moruso e Ruggero Tarantino. Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e tutta la comunità scolastica sanferdinandese è scesa in piazza per dire no alla guerra e all'invasione russa in Ucraina. Studenti e docenti insieme, sotto le decine di bandiere colorate e sulle note della famosa canzone di John Lennon, Imagine, uniti dai valori della convivenza pacifica tra i popoli, della democrazia e della solidarietà, si stringono ai migliaia di manifestanti che hanno calcato le piazze di tutto il mondo in questi giorni per ribadire il no fermo ad un possibile conflitto su scala mondiale che possa sconvolgere in maniera irreversibile gli equilibri geopolitici del mondo. Uniamoci al corteo e chiediamo ai giovani studenti se conoscono le vere ragioni di tale conflitto. Secondo te a Putin perché interessa l'Ucraina? Si tratta di una questione geopolitica. La Russia vuole riaffermare il diritto di avere uno spazio vuoto, cioè l'Ucraina, nelle frontiere e nella potenza occidentale. La Russia è ossessionata dal fatto che se scoppiasse una guerra verrebbe assediata, permetterebbe uno spazio di manovra. Per questo c'è il divieto all'Ucraina di farla entrare nella NATO e nell'Unione Europea. Pensi che possa scoppiare la terza guerra mondiale? Però proprio di no. Nessuno vorrebbe un conflitto internazionale. Lunedì 28 febbraio 2022 c'è stato un incontro tra lo Stato russo e lo Stato ucraino per trovare una soluzione. Mosca ha proposto alcune condizioni per finire le operazioni militari, come la cessione di Crimea e la neutralità dell'Ucraina. Però si riaggiorneranno tra i prossimi giorni. Tutto dipenderà dalle trattative future. Qual è la reazione dell'Unione Europea, della NATO e del mondo intero all'invasione dell'Ucraina? In tutto il mondo si susseguono manifestazioni di solidarietà nei confronti dell'Ucraina e ovunque si condanna l'invasione russa di un paese sovrano e democratico. La NATO e l'Unione Europea hanno predisposto sanzioni economiche pesantissime contro la Russia con l'obiettivo di far desistere Putin dalle sue azioni aggressive. È in atto una guerra tra Russia e Ucraina. Quali sono i motivi della crisi? La tensione tra Russia e Ucraina dura da anni, però bisogna andare indietro nel tempo per capire i motivi della crisi.
Dal 1919 fino al 1960 l'Ucraina ha fatto parte dell'Unione Sovietica e dopo il discioglimento dell'URSS questa è diventata indipendente, però ha avuto la forte influenza di Mosca. Nel 2014, alla cacciata del presidente Viktor Poroshenko, l'Ucraina ha perso la sua influenza da Mosca e quindi si è installato un governo filo occidentale e filo europeista. Inoltre, sempre in Ucraina si è sviluppata una crisi, ovvero quella delle città di Donetsk e Lugansk, e questo conflitto ha avuto più di 14.000 morti. Allora, questo conflitto era per il fatto che ci sono a Donetsk i filorussi, che questi filorussi volevano essere appunto della Federazione Russa, e proprio per questo si è aperto un conflitto. Inoltre nel 2014 è avvenuto un altro conflitto, ovvero quello in Crimea, che è diventata proprio nel 2014 una regione indipendente dall'Ucraina e si è aggregata alla Federazione Russa. Questa guerra doveva terminare nel 2015 con gli accordi di Minsk, però questi non sono serviti a niente. E la guerra dura ancora oggi. Perché Putin ha conquistato la Crimea? Putin vuole la Crimea per tre ragioni fondamentali. La prima è economica, perché chi ha la Crimea è anche il Mar Nero. La seconda è geopolitica, perché vogliono che la Crimea funga da stato cuscinetto per avere un distacco tra la Russia e gli stati NATO. La terza è perché vogliono cambiare i patti della guerra fredda e quindi vogliono ricostruire l'impero russo. In seguito a questa guerra, quali conseguenze ci saranno in Europa? L'Europa ha una forte dipendenza energetica dalla Russia. L'Unione Europea è il principale partner commerciale. Le sanzioni inflitte a Putin e al suo paese sicuramente avranno ricadute sugli interessi del vecchio continente. Per ora l'Europa si sta muovendo compatta. La guerra non è di certo il modo migliore per risolvere i problemi. Soprattutto chi ne pagherà le conseguenze saremo noi giovani. Ok, grazie. Che cos'è per te la guerra? Spiegare il concetto di guerra a noi bambini è molto difficile perché sembrano cose lontane, ma il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina. E le immagini forti date dai social sono entrate nelle case di tutti. È importante che le notizie vengano filtrate dagli adulti. Immagini drammatiche possono causare angoscia in noi più piccoli. Ecco perché ha senso spiegarci come affrontare le paure che possono nascere di fronte ad argomenti così difficili e preoccupanti. E per te invece? Per me la guerra non è solo quella fatta con fucili e spade, ma quella fatta con brutti gesti, con brutte parole, con brutte sensazioni. Al contrario, che cos'è per te la pace? La pace è quella dell'animo. Potrebbe esserci guerra intorno, ma se una persona ha uno spirito gentile, sarà sempre generoso verso gli altri e alla ricerca di amore e di gioia. Trasmettere i valori di giustizia, di pace e di solidarietà è sicuramente la strada per ricercare la pace. La sfida più grande in questo momento è promuovere un clima di armonia e serenità per educare alla pace. Dire no alla guerra si può, come? Diventando cittadini consapevoli e sensibili. Tutti parlano di pace, ma non si può realizzare la pace all'esterno se si coltivano nel proprio animo la collera o l'odio. Ok, grazie mille. Presidente, quali sono le sue considerazioni sulla manifestazione di oggi? Come hanno reagito i ragazzi? I ragazzi hanno reagito benissimo perché tutti quanti si sono mobilitati con cartelloni, testi, striscioni, musica, si è fatto di tutto. Questo significa che c'è un forte spirito di solidarietà nei confronti dei popoli che in questo momento stanno soffrendo in Ucraina e in tutta l'Europa orientale. Noi siamo con loro, cerchiamo di far sentire la nostra voce per quello che possiamo, ma è importante soprattutto per riflettere tutti insieme sul significato della pace
e che cosa significa eliminare la guerra dalla fascia della Terra. Allora, l'evento credo che sia riuscito benissimo. Ancora una volta si dimostra come alla base di una società civile vi lo sviluppo culturale che sottende naturalmente la scuola. L'evento non è partito a caso dalle tre scuole, semplicemente perché da un lato vogliamo mostrare solidarietà a tutti gli studenti e i bambini dell'Ucraina che naturalmente non vivono in condizioni favorevoli, dall'altro vogliamo sensibilizzare tutti voi studenti ai valori della pace, ai valori della fratellanza, della solidarietà, al disvalore della guerra, a farvi capire soprattutto che la pace è un processo lento e costante di crescita sul quale bisogna investire quotidianamente. Bene, io per aver organizzato e promosso questa passeggiata per la pace e mi auguro soprattutto che possa essere occasione di riflessione, di sensibilizzazione delle coscienze a che davvero la pace possa essere perpetua, come diceva Kant, Immanuel Kant. Grazie. Ci sono cose da fare ogni giorno, lavarsi, studiare, giocare, prepararsi la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare ogni notte, chiudere gli occhi, dormire, avere i sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra.